Caro visitatore della Valle di Susa, benvenuto tra di noi. Oggi ti accompagniamo tra i tesori e i segreti dell'arte sacra, che è una delle più importanti ricchezze della nostra valle. Dalla montagna alla pianura il territorio è costellato da chiese, abbazie, cappelle e musei che custodiscono un patrimonio inestimabile che attraversa i secoli. Ai piedi del Moncenisio è l'abbazia di Novalesa, la più antica della valle. Fondata nel 726, in posizione strategica che garantiva il controllo del passo alpino, l'abbazia vide più volte la presenza di Carlo Magno e del suo esercito. I colori degli affreschi realizzati intorno all'anno 1000 illuminano l'interno della cappella di Sant'Eldrado, orientata come l'abbazia verso la montagna sacra della valle, il Rocciamelone. Nel secolo successivo, a sentinella della valle, venne eretta la monumentale abbazia di San Michele, la Sacra, luogo di sosta lungo la via Francigena. La sua struttura è l'espressione di unioni tra genti diverse. A costruirla furono proprio maestranze dell'Italia settentrionale e di Oltralpe. Modello di questo incontro è il maestoso portale dello Zodiaco. Per la cura dei pellegrini fu eretta nel XII secolo anche la precettoria di Sant'Antonio di Ramverso, con gli affreschi di Giacomo Iaquerio. Affreschi riproposti da altri artisti anche in altre chiese e cappelle del 4 e 500, ad esempio a Susa, Juvenceau, Savuls e Salbertrand. Le stesse botteghe di artisti hanno decorato con pittura vivace nei soggetti e nei colori grandi e piccoli luoghi sacri. Tra tutti, caro visitatore, ti segnaliamo i tesori dipinti dell'Ulme a Sarbetrand e le cappelle di Bardonecchia e Ramaz. A macchia d'olio si sono via via estese dalla pianura alla montagna tra il 400 e il 500 opere di Antoine Delauny e del defendente Ferrari. Nei dipinti di quest'ultimo, a riprova della permeabilità della valle, ci sono forti influenze nordiche. Ad Avigliana, nella chiesa di San Giovanni, possiamo ammirarne la bellezza. Questa splendida valle custodisce anche ampi spazi di silenzio, che attirarono tra l'XI e il XII secolo i monaci certosini, che costruirono diversi monasteri come quello di Monte Benedetto. I Savoia, già all'inizio del 1000, ebbero un vero e proprio monastero di famiglia, San Giusto di Susa, ora cattedrale. All'essenzialità dello stile romanico si sono aggiunti elementi di stile gotico, come le guglie del campanile. Nella prima metà del 1500, come reazione alla riforma protestante, la Chiesa cattolica moltiplica gli interventi in valle da parte di artisti e artigiani locali e francesi. I risultati sono visibili nei retabli lignei dell'Alta Valle, come nell'altare barocco nella chiesa di Urx, ad opera del maestro Jacques Gess di Embrun. Altro esempio a Salbertrand. La chiesa di San Giovanni è la sintesi dell'arte sacra della valle, romanica, con sviluppi gotici e gli interni con l'altare barocco, opera di Jean-Fort di Tours. Caro visitatore, prima di congedarci, desideriamo portarti all'interno delle sedi del sistema museale diocesano, che raccoglie i principali lavori prima sparsi in valle.
Il sistema museale si articola sul territorio nelle sedi di Giaglione, Melezzè, Novalesa e San Giorgio. A Susa possiamo ammirare il trittico detto del Rocciamelone, realizzato da Orafi delle Fiandre su ordine del mercante astigiano Bonifacio Roero. Ancora, la statua in legno della Madonna del Ponte, opera di un ignoto scultore catalano del XII secolo. Sculture del Quattrocento e barocche con tele realizzate da pittori delle scuole di Rubens e Caravaggio e pezzi di oreficeria svizzera del XII secolo confermano l'internazionalità della cultura di queste terre. Caro visitatore, ora sta a te immergerti nella valle e scoprire con i tuoi occhi quanto ti abbiamo raccontato, sapendo di trovarti benvenuto in un luogo da sempre abituato ad accogliere i viaggiatori.